Con il signor Bruschino, ossia il figlio per azzardo, si chiude la stagione lirica del Teatro Marrucino di Chieti. Farsa giocosa in un atto, il signor Bruschino appartiene al gruppo delle cinque farse che Rossini compose per il Teatro di Venezia e che fu portata in scena per la prima volta il 27 gennaio del 1813. Sul palco del Marrucino, gli interpreti del giovane Florville, innamorato ricambiato di Sofia, pupilla del vecchio Gaudenzio, il vecchio tutore, che l'ha destinata in sposa al figlio di un tale signor Bruschino, sono guidati dal regista Riccardo Canessa. Ci apprestiamo a vedere una lettura di un Rossini gourmand, cioè appassionato di cucina, come era noto, e la farsa del signor Bruschino si presta perfettamente a una lettura di questo genere. Ho pensato che Gaudenzio, il protagonista, potesse essere uno chef, infatti coglierete alcune somiglianze con gli chef che sono famosi adesso per tutte le trasmissioni televisive. Ma è solamente per ricordare di quanto Rossini fosse legato comunque alla bella vita, al sorriso. Lui stesso, dopo che compose lo Stabat Mater, quasi si scusò dicendo: io sono un compositore di farse, non di musica sacra. E invece lì, proprio in questo, diciamo, repertorio serio, dimostrò tutta la sua grandezza di musicista. Sono contentissimo di essere ritornato a Chieti dopo già due volte dove abbiamo fatto opere serie, e sono felicissimo di esserci ritornato con il sorriso, perché è una città splendida, una città dove mi trovo benissimo. Devo stare, appunto, per rimanere in tema, anche molto attento a non eccedere nel meraviglioso cibo di questa città. L'opera di Gioachino Rossini, sul libretto di Giuseppe Maria Foppa, sarà di scena venerdì 15 dicembre alle 20:30 e in replica domenica 17 alle 17:30. Intanto, questa mattina, per le prove generali, il Teatro Marrucino ha accolto gli studenti del territorio. A dirigere l'orchestra il maestro abruzzese Alessandro Mazzocchetti, emozionato per il suo debutto al Teatro Marrucino. Per me è un doppio debutto qui al Teatro Marrucino di Chieti, e anche con l'Orchestra Sinfonica Rossini, quindi ringrazio il maestro Giuliano Mazzoccante per avermi voluto a chiudere qui il cartellone con questo titolo sicuramente giovanile, brillante, fatto da un cast di giovani. Un invito a venire a godere di questo spettacolo che sicuramente vi lascerà stupiti. E se venerdì e domenica la farsa giocosa di Rossini chiuderà la stagione lirica del Marrucino, Giuliano Mazzoccante, direttore artistico del teatro, già annuncia di essere al lavoro per i prossimi appuntamenti. Siamo soddisfattissimi di questo 2023, siamo riusciti a mettere in scena quattro opere, tra l'altro tre sinfoniche ed una da camera, oltre a una bellissima collaborazione col Conservatorio d'Annunzio di Pescara. Il motivo di soddisfazione è la grande presenza dei giovani. Noi anche oggi abbiamo la prova generale del signor Bruschino con 400 studenti delle scuole che vengono un po' da tutta la provincia di Chieti e non solo, da tutto l'Abruzzo, e ne siamo felicissimi.